Benvenuti alla 30ª parte di Magical Star Sign. Rimane soltanto una gomma millenaria da andare a prendere. Cosa? Che succede? Abbiamo ricevuto un messaggio. Viene dalla polizia spaziale di Puffon. Vi ricordate di Bray Parfum? Più o meno? Sì, è quella matta che mi ha rinchiuso. Perché manda un messaggio a noi? Beh, dice che il re Suspiro ci aspetta nel palazzo di Benarikashi. È una trappola, me lo sento! Cosa suggerisci di fare, Jerak? Beh, dobbiamo andare comunque su Puffon, quindi... vedremo quando saremo là. Ok, si parte. Puffon, il pianeta spirale. Pianeta vento. In effetti potrebbe anche ricordare un po' un tornado. Magari è questo il senso. Quindi dovremmo andare al palazzo del re. Non so se è una cosa molto saggia, però... Ah! Ok. Il re Suspiro ha espresso la volontà di vedervi. Andate al palazzo. Vedremo se sarà una trappola. In questo momento è l'unica cosa che possiamo fare. Allora, il palazzo penso che sia lì in alto. No. Ah, questo è teletrasporto, ok. C'era qualcosa da cliccare, ma... non capivo cos'era. Oltre? Posso andare? Sì, a quanto pare sì. E penso che questo sia il palazzo. Oh, siete venuti? Ho sentito molto parlare di voi. Avete dato del filo da torcere alla polizia spaziale. Oh, benissimo. Non preoccupatevi, non sono arrabbiato. Anzi, mi sono divertito a vederli tutti correre a darsi da fare. Vi ho convocati perché devo chiedervi un favore. Volete sentire la mia richiesta? Sì? Sapete chi è Cavolverde? Si fa chiamare Mastro. Un tempo era un mio fedele amico. La polizia spaziale è diventata molto potente sotto la sua esperta guida. Ma ora tutto ciò deve finire, immediatamente. Vedete, la polizia spaziale non esegue più i miei ordini. Esegue solo quelle di Mastro Cavolverde e del suo insegnante, Peccaccius. Voglio che vi occupiate di lui. Fate ciò che è necessario, sconfiggetelo. So che non serve a niente riconoscerlo ora, ma temo di non essere mai stato tagliato per fare il sovrano. Desideravo soprattutto rendere il mio regno forte e potente, lasciare ai posteri un'importante eredità. Ero così ossessionato dalle manie di grandezza che non mi sono reso conto che mi stavo fidando di un uomo malvagio. Il minimo che posso fare è dirvi tutto ciò che so di lui. Cosa desiderate sapere? Come vi siete conosciuti? Sono diventato amico di Mastro Cavolverde più o meno 10 anni fa. Era un mago dotato e carismatico, con la passione della politica. Ho sentito che era allievo di Madeleine Sun su Kowomaka. Sapeva essere molto convincente con le persone, e i suoi seguaci crebbero presto. Ma questo non basta per avere successo in politica. Aveva dei nemici, erano invidiosi del suo successo e cercarono di farlo cacciare da palazzo. Come spesso succede, perse il sostegno dell'opinione pubblica e si ritrovò solo. Ad essere sincero, ha sofferto anche lui. Non so tutti i particolari, ma so che la sua non è stata una vita felice. Eppure ha dedicato tutto se stesso per il bene del paese. Ha svolto un ottimo lavoro ottenendo di nuovo il suo posto a palazzo. Ma un giorno l'ho guardato negli occhi e ho visto che erano spenti e stanchi. Erano bui, molto bui.
Cosa vuole? Cosa vuole? Distruggere questo mondo. Ne sono certo, perché me lo ha detto proprio lui. Io ho parlato a lungo in seguito, ma non sono riuscito a distoglierlo. Controlla la polizia spaziale. Sapevo del suo piano, ma non sono stato in grado di fermarlo. La gomma millenaria adesso. La gomma millenaria, eh? Non so dirvi molto al suo riguardo. Dovrete trovare da soli le risposte alle vostre domande. Conoscete la cittadina di Karal Mielmenta? Chiedetela. È tutto quel che so. Fermate Cavolverde. È l'unico modo per salvare questo mondo. Sarà un mondo con un terribile passato di guerra e ingiustizia, ma merita ancora di essere salvato. Ok. Ci provo. Allora, vediamo se posso teletrasportarmi. Buffon. Parla di questo posto? Sì. Ci posso andare? No. Ok, me la faccio a piedi. Ok, dovrei essere arrivato. Esatto. L'uniche persone che conosco abitano qui. Quindi proviamo. Quanto tempo che non vi vedo. Papà è sempre il solito, non fateci caso. Ah, non dice niente. È vero, qua c'era il bastone saggio. Legnadamus. Cercatelo, gomma millenaria. Ah, capisco. L'elo gomma millenaria incastonato nella pietra e custodita in alto nel cielo. Per raggiungerla dovrete sentire il richiamo dello spirito. Mi dispiace, non posso dire altro. Come non puoi dire altro? Suonate in alto nel cielo. Questa... Ah, non è una persona questa. Oh? Dobbiamo fare come il tizio del fagiolo magico? Ok, vado a cercare sto fagiolo, ma dov'è? Non è che ho mai visto niente del genere. Beh, darò un'occhiata in giro. Oh! Cosa fate qui? Niente. State andando alle rovine Couscous? Sì, per la fiera! Che razza di nome! Le rovine Couscous? Forse me lo sono immaginato. Stiamo cercando l'elo gomma millenaria. Perché? Qualcosa non va? Lasciate perdere. Io sto andando alle rovine Couscous. Se vi vedo là non farete una bella fine. Da quando sei la mia programmatrice? E perché vai alle rovine Couscous? Sentiamo. Io? Vado a vedere mio padre. Tuo padre? Esatto, l'ex generale Noccafuria, della polizia stradale. Ex? Si è dimesso, ma ora ci serve il suo aiuto. Ah, penso di sapere già chi è il boss di sta zona. Si fa sempre più complicato. Ok, continuiamo. Ok, fagiolo trovato. Sembra un fagiolo, emana una misteriosa forza vitale. È vicino a sto tizio, ma che ha coso? L'abbiamo già visto in una delle scorse parti. Immagino che dovrò usare l'elemento pianta? O acqua, magari? Penso pianta, però. Sì, infatti. Ok, si sale. E occhio ai giganti. Dove sto finendo? Intanto faccio un teletrasporto anche qua. Non si sa mai. Non so quante zucchero stella c'ho, però... A quanto pare ne ho un po' da parte. Ok. Tu che sei? Il tempo si accumula come la neve durante la tempesta qui alle rovine Couscous.
Mi hanno detto che ci sono tante Bakugum! Ecco perché sono qui! Le adoro più di ogni altra cosa! Ma non ne ho trovata nessuna! Allora non è andata molto bene. Oh, una casa! Non è una casa. Cioè, è una casa dungeon. Ah, penso che siano le rovine. Sì, infatti c'è il nome sopra, non l'avevo nemmeno letto. Signorina Madeleine! La signorina Madeleine? Cosa ci fa qui? È vero, io pensavo fosse la tizia della polizia spaziale. Allora, qua ci sono due scale. Oh, e nemici. C'è un pollo su una freccia. Aia. Ah già, è vero che sono messo male a vita. Che non mi sono curato, sono un genio. Ok, ci devo andare giù pesante allora. E sperare di trovare presto un vaso. Qualcosa per recuperare gli MP. Ah, però io ho fatto parecchio male. Ok, super magia. Stonatura? Non fa chissà quanti danni. Forse ha possibilità di confondere. Spero di no. Ah già, è vero che hai imparato una nuova magia. Sfavillon scudo. Proviamo. Mi ha messo scudo addosso. E non so la differenza fra scudo e barriera. Ah, quei cosi mi hanno abbassato la difesa. Bene, sono contento. Do un calcio a sto pollo. Non voglio sprecare mana. Devo recuperarne un po'. Io ho cambiato la direzione della freccia per caso? O è solo un'impressione? Vediamo. Sì, io la cambio. Chissà se serve a qualcosa, sarebbe abbastanza figo. Se, ad esempio, la freccia è puntata verso i nemici, quindi lui colpisce i nemici. Non penso che avrò mai la possibilità di provarlo, perché moriranno adesso, probabilmente. Ok, sono andati tutti. Mi danno tanta esperienza quanto i tizi dentro il gigante? No, me ne danno di meno. Allora, teoricamente penso che qui ci sia qualcosa di extra. Esatto, uno scrigno. Guardando la mappa un po' si capiva che quella piattaforma era staccata dal resto. Poi saliamo queste scale. Oh, sono arrivato su del terreno. Chissà se qua magari posso accendere un fuoco, perché sembra tanto una di quelle cose da falò. Magari è soltanto della terra che posso muovere. O magari non serve a nulla. O forse serve dopo. Ok, non serve a nulla. Poi, da qui se scendo dovrebbe esserci, penso, qualcosa alla fine di queste piattaforme. A parte mostri. Uno scrigno, infatti. Spero che ci sia dentro qualcosa di utile. Una piuma maschera. Effettivamente dovrei cambiarmi gli equipaggiamenti. Ok, già che c'ero, ho approfittato della battaglia per cambiarmi un po' gli equipaggiamenti. Non avevo moltissimo da mettere, ma effettivamente non sono state nuove città e qui c'è qualcuno. Parliamo. Nocca Furia, chi siete? Tu sembri Ercole, da vecchio. Non mi sembrate dei miraggi. Siamo studenti di magia di Kowomaka. E lei chi è? Io sono solo un vecchio stanco di lottare, un fantasma del passato.
Ok, io mi curo. Sapete, non si sa mai, è meglio curarsi in questa situazione. Comunque, sembra che ci sia ancora un po' di strada da fare. Quindi, boh. Riparliamo con lui, magari ci dice qualcos'altro. Non so perché siete qui, ma state perdendo tempo. Tornate da dove siete venuti. Ah. Va bene. Cioè, no, in teoria noi andiamo avanti. Comunque. Lì non c'era nulla. Meno c'era quel tizio. Magari serve dopo? Oh, non di nuovo. Oh, un nemico nuovo. Una specie di spaventapasseri con i baffi a foglia. Baffi e barba a foglia. Oh, sono tre quelli dietro di lui. Oh, cavolo. Quelli sono resistenti. Sa che userò una falcon picchiata. Magari gli infliggo un po' di danni in più. Mi manca recupera 42 al turno, lassi. Ancora un po' e posso usare una falcon picchiata senza perdere nulla. Tonfone. Aia. Scusate, c'è stata una piccola interruzione. Stonatura. Comunque, a quanto pare queste cose mi abbassano le difese e forse anche l'attacco. Sembra solo la difesa in questo momento. Non so bene come funziona. Dannazione, non ho fatto bene. Però non è andato male quelli che ho per quelli che ho colpito. Allora, uno scordato su questo qui. Cerco di ucciderli più o meno tutti nello stesso momento. Quindi distribuisco i danni. Ah, ok, non serve, uno è morto. Poi penso che un lavasfera uccida uno spaventapassero. Soprattutto se è una super magia. E mocca carica. Diventata notte? No, giorno. Ok, ho quasi finito. Non dovrebbero durare ancora a lungo sti tizi. Manca uno. Però un ultimo attacco me lo fa, eh? Fa una cosa passa. Più veloce ucciderlo con un pugno. O con un calcio, in questo caso. Mi danno anche degli oggetti, a quanto pare. Poi ci darò un'occhiata. Allora, qua si scende, poi dovrò salire per prendere qualcosa. Solo che adesso non so bene dove andare. Dipende, forse qua sopra c'è uno... Niente. Ok. Là sotto però non è che ci sia niente. Almeno in teoria... No, magari c'è qualcosa. Vediamo. Sì, una scala che non si vede dalla mappa. Ok, penso che sia... Non la fine perché... Ah, effettivamente arrivo qua. Oh. Brie, che ci fai qui? Sono venuta a parlare con mio padre, il generale Noccafuria. Non posso farvi proseguire. Se necessario mi batterò con voi.
Credi che ce ne andremo solo perché ce lo dici tu? Scordatelo, Cocca! Facci passare! Cocca? L'accesso a quest'area è vietato al pubblico. Se la gente sapesse i segreti che sono celati qui, la polizia spaziale sarebbe spacciata. Eh sì, ma la polizia spaziale è già... immondizia spaziale, non è così? Come puoi parlare così? Ho solo bisogno di essere riportata sul binario giusto. Basta, fatevi avanti, coraggio! Oh, un boss adesso. Spero che non abbia troppa vita. Oh, cavolo. Non è male come mossa da vedere, eh? Dov'è Pico? Dov'è finito? Restituiscimi Pico. Forse torna tra qualche turno. Ah, pensavo che fosse Pico che atterrava, se devo essere sincero. Sì, mi conviene farlo. Dannazione. Questa era importante da fare super magia. Anche l'altra volta non ci sono riuscito. Non so che dire. Pico, è stato un onore combattere al tuo fianco. Oh, non è più super efficace il tuo elemento, eh? Vediamo se riesco a farti male con questo. Ah, dannazione. Beh, almeno mi curo un po'. Sonic Sciabola. No, Mocca! Ah, non gli hai fatto niente. Di nuovo? Beccati un masso. Yes. Però questo forse non gli fa molto male. Effettivamente, perché la roccia non è super efficace. Puoi restituirmi Picco, per favore? Penso di no. Ma poverino. Ah, Picco! Eccoti qua! Quanto male ti sei fatto? Ah, non tanto. Tipo caduto per 3 turni. Ok, Picco, sei pronto per la vendetta? Appena arriva il suo turno, gli faccio fare... Ah, ok. Sonic Shabble è quella che non fa praticamente nulla. Però la fa 2 volte. Oh, stavolta t'ho previsto. Aia. Ho fatto bene a prevedere la mossa, perché altrimenti ci morivo probabilmente. Beh, morirci no, però... Yes, super magia. Questo oscuro è molto importante da fare per ora che è notte, perché fa molti più danni. Vorrei cercare di mettergli addosso le spine, purtroppo non è così facile. Dai Mocca, un altro masso scroscio, anche se purtroppo non gli fai molti danni. Picchiata, sì. In questo momento non c'è nessuno che ha particolare bisogno di cura. Ah, per poco. Oh, su, Mocca, no! E Mocca si fa un viaggetto nello spazio. Beh, tanto è un robot, non ha bisogno di respirare. E ho effettivamente finito il mana, quindi non è che potesse fare tanto.
1000 danni, dai, non sono per niente male. È da un sacco che la sto affrontando e ancora non ha nemmeno iniziato a cedere. I miei complimenti. Ok, mi curo ancora un po', perché non fa mai male. Soprattutto adesso che Mok è andato, quindi quello con la più alta difesa fisica non può essere più preso di mira dai suoi attacchi. Per Pico non ho molta paura, per il protagonista forse un po' di più. Ah, è giorno, dannazione. Parato. E riparato. Mi ha comunque fatto un sacco di danni, però. Vai, Pico. Oh, sta cedendo. Vediamo se riesco a far dare il colpo di grazia a Mokka. Magari gli cade addosso, sarebbe figo. Purtroppo no. Non succederà. Ultimo spin oltraccio. Caduta? Ah, ecco. Mokka, tutto a posto? Meglio se mi curo ancora un po'. Certo, non farà male come quanto gliene faceva di notte, però va bene. Comunque sufficiente. Parato. Parato. Qua bisogna andare a intuito per capire chi colpisce. Paro sul protagonista perché è, diciamo, quello più debole, quindi mi conviene tenerlo al sicuro. Oh, non molli, eh? Tra poco arriva il turno di Mokka ed è molto arrabbiato per il viaggio. Anche se ha visitato la luna, si è preso anche qualche cartolina, già che c'era. C'hai, purtroppo non può usare di nuovo spin oltraccio, quindi usiamo questo. Certo che sta resistendo, eh. Oh, finalmente. E salgono tutti di livello tranne il protagonista. Perfetto. Nessuna magia nuova. Va bene. Non vi farò mai passare. Cosa vuoi fare? Rompere la scala? Cosa? Smettila con queste sciocchezze. Beh, dal nome si capisce, suo padre. Padre? Padre? Dovrei essere fiero di vederti dopo tutti questi anni. Ma guarda cosa sei diventata. Sei un disonore. Padre, no! Sono venuta qui per vederti. Ah, non sei qui per arrestarmi? Nessuno è qui per arrestarti. Il re Suspiro ha ritirato l'ordine. Sono qui per chiederti di tornare nella polizia spaziale. Abbiamo bisogno di te. Che massa di farabutti. Freccia della galassia, quel corpo di polizia è marcio fino al midollo.
Possiamo cambiarla, tu ed io. Il re è diverso ora. Se torni, sono sicura che riusciremo a cambiare la polizia. Ma dove vivi, Brie? Non vedi la realtà? Non vedi neppure se te la schiaffano in faccia? Non c'è una singola cosa che tu, io o altri possiamo fare per eliminare tutta quella corruzione. Wow. No, padre, aspetta! Serve una mano? Siete qui per la gomma, vero? Sì. Qui non c'è niente, tornate a casa. Hai già cercato di fermarci prima, cosa c'è di là di così importante? Forza, parla! Non sono affari vostri. Beh, non cerchiamo una gomma qualsiasi, cerchiamo la gomma millenaria. La gomma millenaria? È una gomma cristallizzata naturalmente che contiene una magia estremamente forte. Capito, carina? Non c'è niente di simile là. Come dici? Tutte le gomme di questo luogo sono state mangiate. Ok, da cosa? Vabbè, lo scopriremo nella prossima parte di Magical Star Sign. Ci vediamo alla prossima parte e ciao a tutti.